Buongiorno a tutti. Bene, partiamo con questo impasto collettivo fatto insieme agli amici del gruppo e con la guida di Rosa Di Fonso. Questa è la sua pasta madre. Abbiamo rinfrescato alle 16 e la sera alle 20 partiamo con l'impasto. Questi sono i miei ingredienti. Io farò mezza dose. Metterò mano a mano tutte le descrizioni che ci ha dato Rosa. Allora, sciogliamo per prima cosa la pasta madre dentro il latte deve essere appena appena tiepido, poi ci sciogliamo dentro anche lo strutto e lo zucchero. Sbattiamo poi le uova intere e aggiungiamo al composto. Poi ci metteremo un pizzico di sale e la farina. Questi sono i miei passaggi. Sto usando una forchetta all'inizio, però poi bisogna fare tutto a mano. Il segreto per la riuscita di questo dolce è proprio sbattere tantissimo. Ho chiesto a Rosa, sta proprio là il segreto, sbattere tanto fino a che non si creano le bollicine. Dopo la prima sbattitura mettiamo tutti gli aromi, vanillina, il liquore, la strega, quello che avete. Io confesso ho messo il limoncello, anzi il mandarinetto, che lo faccio io, quindi avevo quello. Poi ho messo anche un'essenza di arancia che ha dato un sapore, un profumo stupendo. Qui metto i canditi di arancia. E poi continuo ancora a sbattere. Non so se ho dimenticato qualcosa, comunque trovate tutte in descrizione tutti gli ingredienti. E qui sbattiamo tantissimo. Bene, gli impasti sono pronti, anche quelli degli amici che stanno seguendo l'impasto collettivo. Ora bisogna coprire con pellicola e lasciarli lievitare fino a domani mattina. Eccoci qua. Il mio dovrebbe lievitare ancora un pochino di più. Sono le 7, magari lo lascio un'altra oretta. Questo è quello di Rosa, che vi è andato benissimo, vedete. Bene, adesso prepariamo i recipienti, cospargiamoli bene con lo strutto, li riempiamo fino a metà perché adesso poi dovranno ancora lievitare, devono arrivare poi fino al bordo. Questo è l'impasto di Tina. Ok. Grazie.
sono arrivati quasi al bordo e nel frattempo abbiamo acceso il forno a 180 gradi, questo è il mio, sì, direi che posso infornare anch'io. Dovrebbero cuocere un'ora, presso a poco, poi dipende dai vostri forni, devono scurirsi bene sopra, poi facciamo la prova stecchino. E prima di farcire con la glassa li lasciamo riposare un attimo. Questi sono il casatiello di Rosa. Non so voi, ma dentro casa mia c'è un profumo paradisiaco. Sbattere lo zucchero a velo con gli albumi, io l'ho fatto con uno sbattitore elettrico fino a che non diventa bello denso. Poi rimane morbido quando lo mettiamo, ma poi dovrebbe indurire. Bene, adesso li facciamo come a nostro piacere, con i confettini, anche con i pezzettini di canditi sopra. Eccoli qua, bellissimi questi della nostra amica Rosa, anzi la ringraziamo per la sua disponibilità, ci ha seguito passo per passo, vedete che bella fetta, questa è la mia, come vi dicevo prima, vedete non ci sono molti buchi perché forse dovevo sbattere più a lungo, però lo farò la prossima volta. Adesso troverete qualche foto di qualche partecipante. Ho preso i primi che hanno finito il lavoro e hanno messo le foto. Bene, ci vediamo al prossimo video e al prossimo impasto collettivo. Ciao a tutti!